Stiamo valutando entro la settimana di fare un decreto che è un'esigenza soprattutto per la sospensione di alcuni adempimenti fiscali che non potevano essere meramente differiti con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma che ha bisogno di una norma primaria, così come alcuni differimenti proroghe. Ad esempio, stiamo valutando la proroga dell'entrata in vigore del decreto crisi di impresa, recentemente approvato in Consiglio dei Ministri, ma che doveva entrare in vigore ad agosto e che invece riteniamo non possa entrare in vigore prima del prossimo anno, proprio per tutelare le imprese che con una situazione economica di questo tipo e questa emergenza in particolare potrebbero avere dei segnali di allerta che magari non sono reali ma sono contingenti, e quindi per non mettere in difficoltà l'accesso al credito ulteriore alle imprese.